tra l'altro anche piuttosto complessa. Diciamo che sicuramente, se io adesso stessi qui a spiegarvi quello, appunto, entrare nel merito appunto di tutta la vicenda, probabilmente non riuscirei a trasmettervi effettivamente i fatti in maniera precisa, come possono fare giustamente le persone che mi hanno contattato e che sono appunto ospiti oggi in questa nello studio appunto di Radio Roma, che io vado subito a presentare, a salutare e presentare chiaramente. Prima di essere subito l'ingegnere Adalberto Rasile, benvenuto a Radio Roma. Grazie di avermi chiamato e di poter esprimere la mia espressione, quello che ho vissuto e che vorrei illustrare a tutti, anche perché quello che dirò certamente ha un carattere, diciamo, che coinvolge tutte le vicissitudini di altre persone che hanno vissuto il problema delle dismissioni di grandi complessi. Perfetto, poi naturalmente il signor Stefano Campolo, che ringrazio, e benvenuto a Radio Roma. Grazie, altrettanto ringrazio che finalmente siamo riusciti a ottenere una voce che spero possa arrivare a tutti, e deve arrivare a tutti nella maniera più chiara e trasparente che ci debba essere in un contesto del genere, perché noi non diciamo tanto per dire, noi diciamo quello che è il fatto documentato con tanto di pezzi di carta che esistono e che hanno scritto tutti quanti. Pertanto aspettiamo chiunque possa intervenire o voglia intervenire per dirci questo non è vero, questo è vero. Noi è tutto scritto quello che abbiamo fatto e abbiamo detto. Perciò c'è una piattaforma documentale non sicuramente piuttosto consistente, come mi confermerà sicuramente l'avvocato Andrea Baudino, che è ospite, che lui insieme a voi vi ha accompagnati appunto, come si fa anche in una sede giudiziaria, insomma è stato fatto anche in uno studio appunto radiofonico. Grazie per essere qui. Grazie direttore, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E perciò a questo punto io entrerei appunto nel vivo della vicenda, poi l'avvocato Baudino qui anche per chiarirci poi naturalmente alcuni punti giuridici, perché è l'avvocato che vi ha difesi, giustamente è stato la vostra parte legale, appunto l'avvocato di parte, sì, appunto nei contenziosi che siete andati ad instaurare appunto, sì, che vi hanno visti tra l'altro sconfitti, mi sembra. Sì, diciamo sconfitti non è propriamente la parola giusta, perché in realtà non è che abbiamo fatto una causa in cui eravamo accusati o accusavamo qualcuno di qualche cosa. Noi avevamo fatto una causa più che altro per ottenere una documentazione che non ci veniva data da nessuno, né dalle organizzazioni sindacali, tanti dei nostri difensori, né dalla proprietà, né dalle società costituite dopo per l'occasione. Società ad hoc per fare una certa operazione, cioè, mancava una documentazione per poter definire sempre in maniera chiara e trasparente l'acquisto del nostro appartamento. Quindi chiedevamo dei documenti inerenti all'acquisto per poter valutare, certo, e comprare il nostro appartamento. Quindi la causa non è stata una causa tanto per... Comunque adesso, prima di entrare appunto nel vivo, diciamo, di quella che è stata poi la diatriba, insomma, poi che si è svolta, diciamo, si è consumata appunto nelle aule diciamo giudiziarie, io vorrei innanzitutto partire proprio da raccontare un po', per fare chiarezza anche ai nostri ascoltatori, altrimenti poi rischiamo di non far capire poi la vicenda. Innanzitutto proprio partiamo dalla genesi appunto della vicenda stessa. Come inizia cioè cos'è successo realmente? Dunque, in realtà, se vuole proprio l'inizio, devo risalire un po' a due anni. Dobbiamo raccontare tutto, esattamente tutto. Allora, perché mi sembra giusto. Arriva una lettera. Nella massima, noi cerchiamo di fare una trasmissione nella massima trasparenza, poi lei ha parlato di documenti, prove documentali che cerchiamo di produrre anche radiofonicamente senza nessun problema. Perfetto, ci arriva una lettera dal nostro proprietario General Properties che dice che ha venduto a tale Vis SRL. Questa è la prima notizia. Dopo un po' ci arriva un'altra. Cioè voi eravate inquilini di questo General Properties, con un regolare contratto di affitto, di canone, insomma. Regolare di contratto, c'è sta gente che ci sta dall'80, dal 75 dentro queste case, ex Alleanza Assicurazioni, poi passato di mano fino a che
arrivava la General Properties, che la quale ci scrive e dice: ho venduto alla società Vis SRL di Stato. Però questa cosa era già successa altre volte, il fatto di vendere una società alla... Sì, però non c'era stato, c'era stato comunicato tramite sempre la solita letterina che diceva da adesso in poi si cambia nome. Però era la vostra situazione di inquilini non cambiava praticamente. Invece in questo caso, una volta che è stata passata, diciamo, è stata venduta con una compravendita, appunto, è stata passata al gruppo La Vis SRL, appunto, ricordiamo che fa capo al dottor Giuseppe Statuto, appunto. E è successo, cosa è successo? È successo qual è la differenza, insomma, rispetto alle altre volte? Insomma, passaggi. È successo questo, che la Vis SRL di Statuto ci manda una lettera a ciascuno di noi dicendo se eravamo intenzionati o meno a comprare il nostro appartamento ad un prezzo X, Y, Z, che adesso non è precisare, ma con una clausola ben chiara e trasparente, che non era proprio definitivamente quello con un compromesso o una proposta di vendita o di acquisto, ma era una semplice lettera di comunicazione, che se noi volevamo accettare o meno avremmo dovuto rispondere sì, accetto, però poi lui poteva anche riservarsi di non vendere. Di non vendere. Pertanto, vabbè, una proposta, insomma, vi va di comprarla, poi io valuterò, insomma, in questo senso qui. E da qui nasce tutta la vicenda, che adesso io chiamo l'ingegner Rasile ad essere, diciamo... E avete già avuto altre offerte dagli altri proprietari, mai, no, di vendita? L'unica differenza dei passaggi di acquisto delle varie società è stata questa, che fino alla General Properties nessuno aveva detto se voleva acquistare. Dal momento in cui è stata venduta alla Vis SRL ci è arrivata questa lettera a ciascuno di noi. E voi come e le risposte da parte vostra? Cioè, abbiamo, abbiamo detto, intanto che l'ingegnere si rischiara un po' la voce, abbiamo detto che non avremmo comprato a quel prezzo e ci siamo costituiti. Perché a quel prezzo? Che prezzo era? Era un prezzo che non era né consono né congruo, era consono, né, diciamo, alla... niente, perché era legato a un X, un fattore di psicologia punto e basta, perché non era dettato da parametri di mercato. Ma più alto o più basso del prezzo di mercato era questo prezzo? Dunque, teniamo presente che il prezzo di mercato è un prezzo che sia quando si compra e si vende, non soltanto quando uno vende, certo, perché non è quello il prezzo di mercato. Il prezzo di mercato è quando uno vende e quell'altro compra. Comunque non era conveniente, l'avete reputato non conveniente. Perché certo, c'erano gli anni di occupazione, cioè c'era un diritto di opzione di acquisto, c'era un diritto di prelazione, perché noi erano 30 anni che abitavamo, certo, in questi appartamenti. Nessuno mai ci ha fatto presente che il diritto di prelazione poteva essere esercitato. Poi sono da palazzi di 35 anni, poi c'erano una miriade di lavori da effettuare che facevano sicuramente abbassare di lungo il prezzo. E poi c'era un'altra caratteristica che avrebbe fatto abbassare il prezzo, è che compravamo tutto in blocco. Per cui adesso vi invito l'ingegnere. Io lo interromperei un attimo, però vorrei parlare con l'avvocato Baudino, appunto. Giuridicamente era tutto a posto fin qui? Sì, fino al momento, diciamo, delle prime iniziative di vendita della Vis non c'era, obiettivamente, dai documenti che mi sono stati posti non riscontravo nessun particolare tipo di violazione di diritti, insomma, quindi non vedevo fattispecie rilevanti dal punto di vista legale fino al primo al momento della vendita. Allora, la parola all'ingegnere Rasile. Comunque, diciamo, il problema è questo, che la Vis è una, quando si è presentata sul mercato, è una società che si era costituita esattamente nel 2003 con un capitale di 12.000 euro, quindi praticamente si è presentata con 12.000 euro e è controllata da varie società tipo la Del Rica, la Michele Amari, fa parte di tutto un gruppo particolare di società. Come collocazione temporale a quanto risale tutto ciò? La vendita e passaggio di proprietà dalla Generali alla Vis avviene il 16 dicembre del 2004. Perfetto. Nel 2004, io posso pure dire, cioè, si parla di 3 anni fa all'incirca. 2004, posso dire meno anche che a suo tempo alcune persone influenti del complesso che vuol dire persone influenti del complesso? Importanti socialmente, politicamente, ben collocate in varie, diciamo, istituzioni dello Stato, che faceva parte appunto del gruppo degli inquilini, che faceva parte del gruppo degli inquilini, ebbero sentore di questo passaggio di proprietà, quindi andarono a parlare, diciamo, con la,
con la Generale Properties per vedere se la Generale Properties questa operazione che si sentiva nell'area di vendita l'avrebbe fatto direttamente agli inquilini. Così questo corre voce che praticamente la Generale Properties domandò a questi signori se per caso la